Punto che ci rimane da trattare riguarda la relazione che esiste tra costi di breve e di lungo periodo. Ora, la cosa che andiamo ad analizzare adesso è, se volete, dal punto di vista concettuale analitico, forse un po' la più complessa rispetto a quelle che abbiamo analizzato fino adesso, ma il messaggio da tenere in considerazione, cioè quello da ricordare, è abbastanza intuitivo, cioè è che cosa? È legato al fatto che di fatto nel lungo periodo i costi, quando noi analizziamo un problema di produzione nel lungo periodo, stiamo analizzando un problema in cui ovviamente un'impresa ha più variabili su cui può operare, perché ha due fattori produttivi che può variare per minimizzare i suoi costi di produzione. E quindi da ciò ne consegue che nel lungo periodo i costi di produzione per un'impresa tendono a essere sempre più piccoli dei costi di breve periodo, ad eccezione di un unico punto in comune che, come vedremo, si associa alle quantità che effettivamente, diciamo così, minimizza a detenzione del punto ottimo di lungo periodo. Questo lo vedremo meglio con un grafico, però al di là del dettaglio, l'appunto, come dicevo, da ricordarsi è questo aspetto, cioè che ovviamente, poiché nel lungo periodo la funzione di produzione si caratterizza per due fattori produttivi variabili, nel lungo periodo l'impresa tende ad avere più variabili su cui può operare, quindi è meglio in grado di produrre determinate quantità di output ad un costo più basso rispetto al breve periodo. Come facciamo ad avere questa risposta? Per avere questa risposta e per andare ad analizzare, come dicevo, la relazione che esiste tra le curve di costo di breve e di lungo periodo, quello che dobbiamo fare è introdurre l'idea di concetto di espansione, il concetto di sentiero di espansione dell'output di breve periodo. Che cos'è? È analogo al concetto di espansione dell'output di lungo periodo, con una differenza, che l'espansione dell'output di breve periodo avverrà tenendo fisso un dato livello di capitale e variando soltanto il lavoro, perché è l'unico fattore che l'impresa può cambiare per aumentare o diminuire la produzione. Quello che cercherò di farvi vedere è che, in corrispondenza dell'intersezione tra il sentiero di espansione dell'output di breve periodo e quello di lungo periodo, si realizza anche l'eguaglianza tra il costo totale di breve periodo e il costo totale di lungo periodo. Quindi soltanto quando i due sentieri si intersecano si ha questo punto in cui i due costi sono identici. Per tutti gli altri punti, okay, in qualsiasi altro livello di produzione, implica invece un costo totale di breve periodo superiore rispetto al costo di lungo periodo, che è esattamente quello che vi dicevo prima, cioè nel lungo periodo l'impresa riesce a produrre a costi più bassi, mediamente. E questo è dovuto al fatto che appunto ha più, diciamo così, frecce nel suo arco, perché può variare meglio la produzione. Come facciamo ad avere questa idea con un grafico? Che, come vedete, non è particolarmente semplice, però cerchiamo di analizzarlo passo passo. Okay? Cosa abbiamo in questo grafico? Abbiamo, come sempre, il capitale sull'asse verticale e il lavoro sull'asse orizzontale, e abbiamo tre isoquanti che sono disegnati in grigio. Okay? Il primo è questo Q1, che vi sto evidenziando col mouse, che si associa alla produzione di una unità. Il secondo è questo, che si associa alla produzione di due unità, e il terzo è questo. Ok? Cosa sono gli isoquanti? Lo sappiamo, ci dicono tutte le combinazioni di input che mi danno quel particolare output. Poi cosa abbiamo? Abbiamo tracciato in azzurro della retta E il sentiero di espansione di lungo periodo. Che cos'è questo sentiero di espansione? È il sentiero che ci collega tutti i punti di ottimo, quindi tutti i punti di scelta ottima dell'impresa nel lungo periodo. Se ad esempio l'impresa vuole produrre la quantità Q1, qual è il suo punto di scelta ottimo? Il suo punto di scelta ottimo è il punto S, cioè il punto di tangenza tra un isocosto e l'isoquanto Q1. Questo isocosto si associa ad un costo totale di lungo periodo pari a LTC1. Se vuole produrre la quantità Q2, il punto di scelta ottimo sarà T, che si associa all'isocosto che vi sto evidenziando col mouse, in cui il costo totale di lungo periodo è LTC2. Se vuole produrre la quantità 3, il punto di scelta ottimo sarà U, che è il punto di tangenza con l'isocosto che si associa a un costo totale di lungo periodo pari a LTC3. Okay? Quindi i punti di scelta ottimi di lungo periodo sono S, T e Q. La retta che li congiunge, cioè la retta E, è il sentiero di espansione di lungo periodo, perché ci dice come variano. Come varia la combinazione ottima di input, e
che mi consente di espandere la produzione quando io posso variare entrambi gli input. Ok? Ora, ovviamente, come sappiamo, a ciascun livello di produzione, Q1, Q2 e Q3, si associano, e li possiamo identificare grazie al sentiero di espansione, determinati costi di lungo periodo, in particolar modo LTC1, LTC2 e LTC3. Ora, per confrontare i costi di lungo periodo e i costi di breve periodo, dobbiamo costruire non soltanto il sentiero di espansione di lungo periodo, ma anche il sentiero di espansione di breve periodo. Supponiamo di costruirci il sentiero di espansione a oggi, ok? Di breve periodo, quindi supponiamo di esaminare il problema dell'impresa oggi e supponiamo che l'impresa oggi abbia una dotazione di capitale pari a K2 asterisco, che è quella qui evidenziata. Ok? Quindi il capitale è fisso. Cosa possiamo vedere? Quindi possiamo guardare a come varia la quantità di lavoro dato il capitale fisso che mi consente di produrre Q1, Q2 e Q3 nel breve periodo, quando io non posso variare K. E come possiamo farlo? Beh, possiamo semplicemente tracciare una retta orizzontale per il valore di K uguale K asterisco, come quella qui rappresentata, ok? Che vi sto evidenziando adesso con il mio mouse. E questa retta ovviamente intersecherà l'isoquanto Q1 nel punto X, l'isoquanto Q2 nel punto T e l'isoquanto Q3 nel punto Z. Ricordo, l'isoquanto ci dice tutte le combinazioni KL che mi danno quella quantità. Quindi il punto X si associerà ad una combinazione lavoro-capitale che nel breve periodo mi consente di ottenere la quantità Q1. Lo stesso vale per T, mi dà una combinazione lavoro-capitale, in cui però il capitale è comunque sempre fisso a K2 asterisco, perché lo stiamo assumendo dato nel breve periodo, ed è quella combinazione che mi consente di produrre Q2. Il punto Z si associerà ad una combinazione LK2 asterisco che mi consente di produrre Q3 nel breve periodo. Ok? Ora, io che cosa posso fare? Una volta che ho individuato i punti X, T e Z, posso fare un ulteriore passaggio, cioè posso andarmi a costruire la retta di isocosto che si associa a quei punti. E come faccio? Beh, lo posso fare perché so qual è il valore del lavoro, l'unità di lavoro, so qual è il costo del capitale, so qual è il costo del lavoro, so quali sono, diciamo così, le combinazioni di capitale di lavoro che mi danno l'output Q nel punto X, l'output Q uguale a 2 nel punto T e l'output Q uguale a 3 nel punto Z, e quindi posso costruirmi le relative co curve di isocosto. Curve di isocosto che però saranno associate a costi totali di breve periodo, perché per identificare quei costi io sto tenendo fisso K al livello K2 asterisco. E queste saranno la curva STC1, cioè la curva dei costi totali, cioè la curva di isocosto di breve periodo, che ha pendenza pari al costo relativo dei fattori produttivi e passa per il punto X. Quindi sarà una curva, sarà una retta su cui sta il punto X, quindi sta la combinazione di fattori produttivi che nel breve periodo mi dà Q uguale a 1 e mi dà. E questa retta mi dà l'informazione legata al fatto che con quella combinazione di fattori produttivi il mio costo di breve periodo è pari all'intercetta verticale, cioè STC1. Posso farlo anche per il punto T, perché ovviamente ho tutte le informazioni per poterlo fare, so qual è la pendenza, quindi posso tracciarmi la retta con quella pendenza e trovarmi l'isocosto che passa per T e avrà un costo di breve periodo pari a STC2, e posso farlo per il punto Z. Posso costruirmi l'isocosto che passa per Z, il quale avrà la pendenza come solito pari alla rapporto del W diviso R e mi darà anche in questo caso il mio costo totale di breve periodo pari a STC3. Ok. Ora, una volta che abbiamo costruito questo grafico, cosa vediamo? Beh, vediamo che ad eccezione del punto T, in cui il costo totale di lungo periodo è esattamente uguale al costo totale di breve periodo, cioè LTC2 è uguale a STC2, in tutti gli altri punti, cioè sia quando io voglio produrre Q1 che quando io voglio produrre Q3, abbiamo una situazione in cui il costo totale di breve periodo è superiore al costo totale di lungo periodo. Questo è vero quando noi vogliamo produrre Q1 nel breve e nel lungo. Se noi lo vogliamo produrre, possiamo produrre la quantità Q1 nel lungo periodo, useremo una combinazione che si associa al punto S e ci darà un costo totale di lungo periodo pari a LTC1. Se vogliamo produrre Q1 nel breve periodo, dato K uguale a K2 asterisco, dovremo
utilizzare una combinazione di fattori produttivi che si associa al punto X, la quale dà un costo totale di breve periodo pari a STC1, che è superiore a LTC1. Se noi ci spostiamo a Q uguale a 3, avremo lo stesso ragionamento, cioè se vogliamo produrre Q uguale a 3 nel lungo periodo, potremo utilizzare una combinazione di fattori produttivi che si associa al punto U e che ha un costo totale di lungo periodo pari a LTC3. Se vogliamo produrre Q3 nel breve periodo, con K uguale a K2 asterisco, dovremo sopportare, utilizzare una combinazione di fattori produttivi che si associa al punto Z, e la quale dà un costo totale di lungo periodo pari a STC3, che è superiore a LTC3. Ok? Quindi, questo ci dice che quando noi confrontiamo i costi di lungo e i costi di breve, ad eccezione di un unico punto, che è il punto in cui i due sentieri di espansione si intersecano, in cui abbiamo di fatto, stiamo utilizzando la stessa combinazione di fattori produttivi sia nel breve che nel lungo periodo, e di conseguenza avremo esattamente lo stesso livello di costi totali tanto nel breve quanto nel lungo periodo, per tutti gli altri livelli di produzione i costi di costi totali di breve periodo sono superiori ai costi totali di lungo periodo. Ciò significa che se noi andiamo a tradurre queste informazioni in un grafico in cui mettiamo in relazione direttamente le quantità prodotte e i costi, avremo un grafico come quello qui rappresentato. Okay? Sull'asse orizzontale abbiamo le quantità Q uguale a 1, Q uguale a 2, Q uguale a 3. Sull'asse verticale abbiamo i costi. Quando noi produciamo la quantità Q2, che nel grafico precedente era la quantità in cui si intersecavano i due sentieri di espansione, i costi di lungo periodo sono uguali ai costi di breve periodo, ed è esattamente il punto che vi sto evidenziando con il mouse. Per tutte le altre quantità, in particolare per Q1 e Q uguale a 1 e Q uguale a 3, invece abbiamo costi di lungo periodo inferiori ai costi di breve periodo. Per quanto riguarda Q uguale a 1, STC1 superiore all'LTC1, e le informazioni sul valore di STC1 e LTC1 le abbiamo prese dal grafico precedente, e quando Q uguale a 3, STC3 è superiore all'LTC3. Okay? Quindi, in un certo qual modo, questo ci dà l'idea del fatto che nel lungo periodo l'impresa riesce a operare a costi tendenzialmente più bassi rispetto al